qui siamo in Piazza Todaro, questa è la fontana di Piazza Todaro e qui c'è il signor Corrado. Corrado, dimmi una cosa, ma quanto tempo è che non funziona questa fontana? Da più di 2 anni. Più di 2 anni, sei sicuro? Certamente. Grazie. Questa è la fontana del marinaio, qui prospiciente Piazza d'Italia. Questa non è funzionante, è anche un po' sporchetta. Il problema è stato che praticamente si sono allagati i quadri e adesso stanno cercando di mettere i quadri all'asciutto in modo da risolvere il problema. Quindi si spera che già questa stagione sia sistemata. Particolare qui della fontana. Ecco qua il nostro marinaio. La puliranno quest'estate? Non dice nulla. Roberto, tu sei, se non sbaglio, allora, consigliere dentro l'APT, poi sei consigliere dell'ASCOM e sei consigliere anche nel consiglio della... Sono vicepresidente del consorzio Computer City. Quindi diciamo... Praticamente sono consigliere dappertutto tranne che nel consiglio comunale. Perché tu sei il penultimo di Pirla, forse? Sono il penultimo di Pirla perché tu sei l'ultimo di Pirla. Giusto, sì, grazie che mi hai ricordato. Allora senti, no, comunque tu sei un operatore, la tua famiglia, operatore turistico anche tu, certo. Speriamo presto anche il settore della ricezione. Speriamo. Comunque a parte un po' di battute, abbiamo fatto un giro, ci sono tutte queste fontane di sottomarina e anche di pioggia che non funzionano. Sì. Questa qui però, questa qua del monumento, qua del il monumento, anzi la fontana del lagunare, l'unica che funziona praticamente. L'unica che funziona purtroppo, sì. Tu prima mi dicevi che si potrebbe fare qualcosa per fare delle proposte. Io avrei un'idea, cioè in questo momento di crisi nazionale e anche comunale non possiamo pretendere che l'amministrazione si faccia carico di queste manutenzioni, di queste cose. Per esempio c'è la fontana del marinaio che è in condizioni pietose. Io propongo alle categorie, e proprio per quella fontana propongo alle categorie degli aggregatori, di adottare questi monumenti, queste fontane, che solo così si può avere una garanzia di pulizia, di funzionamento. Costerebbe poco, però sarebbe una cosa secondo me fattibile. So che in questo momento c'è un po' di crisi, c'è crisi non un po', c'è abbastanza crisi anche in tutti i settori, però non si può costringere l'amministrazione a far fronte a delle spese che veramente in questo momento non può fare. È la fontana del cavallo di Ridotto Madonna e anche questa purtroppo è perfettamente all'asciutto. Però bisogna dire che hanno fatto un bel lavoro qua con i fiori, è veramente bello, soprattutto dall'altra parte della rotonda. Il cavallo non parla, anche questo, quindi ci sentiamo. Saloni, questo è il famoso ponte ciclopedonale e qui abbiamo vicino alla nostra fontana la signora Marisa casalinga. Sì. Marisa, cosa ci dici di questa fontana che è senza acqua? Dici una qualcosa. Una pattumiera. No, è una pattumiera, non sta no? Esagerando. È scuasse. È piena no. È per chi gli accalai, vai mattina. Comunque non funziona, dimmi qua, da quanto tempo è che non funziona? Da quando che io comincio a mettere lassù. E quindi? E quindi dai 5-6 anni, cioè questo 3 anni. Ecco. Però prima ingegnere che avevamo sotto il comune avevamo fatto una fontana che andava in funzione, l'appartamento doveva chiudere le porte perché... Quindi praticamente comunque è 3 anni che è stata installata e 3 anni che non funziona. Va bene. Sì. Il ponte che i scalini aveva mandato il sindaco a Roma per tappare gli scheppi, non sono i scalini. E adesso dai, adesso vedrai che faranno tutto quanto, dai. Ah, okay. Sì, adesso facciamo tutto. Ciao Marisa.